L'odierna è una scuola che guarda il futuro, che accompagna gli alunni nel mondo del lavoro. Sicuramente la sfida più importante per noi è preparare i nostri alunni al proseguimento dei percorsi universitari e alla conseguente immissione nel mondo del lavoro. Lo strumento dell'ex alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, è chiaramente uno strumento che favorisce questo contatto con il mondo del lavoro. È importante che i ragazzi già sui banchi di scuola possano in qualche modo essere stimolati ad una riflessione che indaghi in qualche modo quelle che sono le loro inclinazioni. Oggi abbiamo iniziato questo percorso di ex alternanza scuola-lavoro con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento, per cui chiaramente il risultato sarà un approfondimento delle competenze in campo giuridico, ma sicuramente anche un efficace orientamento per le scelte future dei nostri alunni. Avvocato Gazziano, la potremmo definire una collaborazione importante tra istituzioni, quella scolastica e quella di un autorevole ordine professionale. Come presenterete ai ragazzi il vostro lavoro? Per i ragazzi questa sarà una occasione importante per conoscere il mondo dell'avvocatura, una professione nobile che affonda le sue radici in una lontana e antica tradizione, quella agrigentina in particolare, che ha le sue origini anche nella forma associativa odierna nel 1874. Speriamo di poter coinvolgere i ragazzi, non soltanto venendo qui a scuola e affrontando tante tematiche legate alla professione forense, all'amministrazione della giustizia, alla tutela, dei diritti, tutte, diciamo, lezioni affrontate, proprio attraverso l'opera e la voce, di avvocati che gratuitamente offriranno la loro professionalità. Ma appunto, come dicevo poc'anzi, speriamo di potervi condurre in un percorso anche dentro le aule di giustizia per farvi vedere e toccare con mano come viene amministrata la giustizia, qual è l'opera, che l'avvocato svolge quotidianamente a tutela e a difesa dei diritti dei propri assistiti. Lo faremo ovviamente con la passione che, ci contraddistingue ogni giorno nell'espletamento della nostra professione, e sarà un'occasione per vedere da vicino magari qualcosa che si conosce soltanto da lontano e che non si ha l'opportunità di vedere. Assistendo quindi alle udienze, avendo la possibilità attraverso gli avvocati di conoscere anche il lavoro preparatorio che c'è da parte di uno studio professionale prima di arrivare alla udienza, speriamo di potervi aprire un angolo visuale sulla nostra professione che vi faccia appassionare ad essa. Gli avvocati escono dalle aule giudiziarie per entrare nelle aule scolastiche, perché vorremmo migliorare qualitativamente il percorso formativo dei ragazzi, perché è proprio su di loro che vogliamo puntare per trattare quelli che sono i temi della educazione alla cittadinanza, educazione alla legalità. Cosa faremo? Gli avvocati succederanno per 8 incontri di 3 ore ciascuno e l'ultimo incontro avrà la durata di 4 ore. Noi cercheremo di implementare, ecco, le loro conoscenze su quelli che sono i diritti fondamentali del cittadino, quelli che sono i temi, soprattutto sulle pari opportunità. Noi punteremo su questo perché vogliamo, che i ragazzi imparino a, prevenire, a eliminare quelle che sono le discriminazioni di genere e quei fattori di discriminazione determinati dall'orientamento sessuale, dalla razza, della religione. È una professione un po' inflazionata e dunque difficile, impegnativa. In molti esercitano questa professione, ma è pur vero che dà tantissimi sbocchi lavorativi. Sì, è vero che è una professione,
che richiede tantissimo impegno, tantissimi sacrifici, tantissima abnegazione, però vi posso assicurare che è una delle più belle professioni, anzi io direi la più bella del mondo, perché è una professione che viene esercitata con grande passione. Per fare l'avvocato bisogna esercitarla con il cuore. È vero che è inflazionata, se inflazionata significa un numero costante di iscritti, questo è un dato innegabile, però dà tantissimi sbocchi lavorativi, soprattutto negli ultimi anni in cui si sono sbloccati quei concorsi pubblici.